dando vita ad un complesso monumentale
al quale in seguito l'arte di Masolino da Panicale diede grande fama e che da allora, da ben 600 anni, veglia, come potete vedere, sul nostro storico borgo. E come la Fenice risorge e riprende vita dalle proprie ceneri, così l'amata collegiata è sorta sulle rovine di antichi edifici. È stato il sogno di un grande uomo di chiesa e di cultura, patrono delle arti e fine diplomatiche. Questo è stato il nostro cardinale. Un sogno che è durato 3 anni. Sì, perché 3 anni ci sono voluti per edificare la collegiata. Si è partiti nel 1422 e si è terminata la collegiata il 25 marzo del 1425. Ragione per la quale anche i nostri festeggiamenti per il 600° centenario della collegiata dureranno ben 3 anni. Nel costruire l'antico borgo, il nostro corporato ha pensato all'uomo come misura di tutte le cose, ponendolo quindi al centro della città. Da qui la costruzione appunto del palazzo, come diceva prima Luca, concepito a sua volta come una città in miniatura e che richiama l'idea di una collettività dove vivere tutti insieme, perché il palazzo era la sua casa, una casa posta tra tutte le altre case del borgo e non più in un luogo isolato ed arroccato. Come ricordava Luca, ha creato la scolastica, che era gratuita e per tutti i bambini del borgo. Ha creato il pio luogo dei poveri in Cristo, che è il suo ospizio per malati, poveri e moribondi. La chiesa di Villa, ideata appunto come chiesa del popolo, dei villici. Una chiesa della gente tra la gente, proprio l'idea del rapporto con Dio che aveva il cardinale, che per lui era fondamentale. La città del popolo, dove vi è la chiesa del popolo. Chiesa del popolo in contrapposizione con la collegiata, che invece è una sorta di città di Dio. Adesso infatti si arriva dopo aver salito un'irta salita. E questa ascesa come essere verso Dio, un concetto questo che richiama e ci riporta al testo di Sant'Agostino, la città di Dio e dell'uomo, testo questo che è stato un riferimento culturale e teologico importante non solo per il nostro cardinale, ma lo era per tutta l'epoca. Ma ora non indugiamo oltre, il temore della notte ci avvolge, il sogno del cardinale sta per prendere vita, che la drammatizza.